Allora, in realtà io qui rappresento 1200 tesserati di SOS Lazio Commercio e molti di loro, così come fate voi, la mattina si alzano col buio, escono di casa e cercano di portare un risultato economico e lavorativo a casa la sera quando si ritirano, a volte con la schiena spezzata per dover essere stati in piedi tutto il giorno. E di questo la Raggi che ne sa? E di quello che si vive quando si cerca di portare un risultato economico a casa, questa politica che cosa ne sa? Vedete, è un momento particolare nel quale noi ci siamo riuniti molte volte anche sotto Montecitorio ed alcuni hanno anche fatto a botte. Ma della disperazione, della incapacità di portare avanti quello che è una vita, un lavoro di tanti, tanti anni, il sudore di tanti anni, questa politica che cosa ne sa? Ed è brutto vedere che anche se oggi, ad esempio, non so quanti di voi sanno che ci sono ben 5 manifestazioni a Roma, dove noi porteremo la solidarietà in tutte e 5. Ci sono i sindaci riuniti sotto Montecitorio, ci sono altre 3 piazze con i lavoratori. C'è questa bellissima piazza che significa tanto, non solo a livello comunale, perché qualche senatore sta cercando di dare manforte e spalla alla sindaco Raggi in Senato per cercare di legittimare le sue scelte folli e gridare ancora di più che le scelte, alcune scelte, specialmente in un momento di pandemia dove già si è lavorato poco, sono atrocemente folli e doveroso da parte di tutti noi. Quindi io sono qua a dirvi forza, andiamo avanti, non facciamoci spaventare da nessuno, perché la nostra è una causa giusta e legittima e il nostro affetto, il nostro abbraccio anche in tempo di pandemia e il nostro supporto a voi sicuramente non mancherà mai. Grazie.